Mi buttano fuori casa. È successo veramente. Ora vi racconto. Ciao a tutti ragazzi, allora io sono Chiara D'Alberti. Cos'è successo? Esattamente a inizio settembre ho ricevuto una chiamata dalla proprietaria di questa casa, nella quale vivo da esattamente un anno e qualche giorno. Avevo fatto pure il video dedicato su YouTube, ve lo linko, in cui vi dicevo appunto che dal mio paesino di Morbegno sono venuta a vivere a Milano e appunto da un anno e qualche giorno vivo tuttora in questa casa con una delle mie migliori amiche, che però è già andata. Come avete capito, devo abbandonarla questa casa. Non avete idea di come io mi sia sentita il momento, soprattutto in cui sono stata chiamata dalla proprietaria di casa. Mi hanno appena detto che non mi rinnovano il contratto di casa e io ho appena acquistato tavoli, sedie e tutto l'occorrente per 2 anni. E ho meno di 2 mesi per trovarne un'altra. Voglio piangere? Sì. Che mi ha detto dal nulla: guarda, mi dispiace, ma il contratto che avremmo dovuto rinnovare a fine ottobre non possiamo più rinnovarlo per questioni burocratiche, anche perché forse voglio vendere la casa. Ho preso proprio un palo in faccia, raga, perché io e la proprietaria avevamo già parlato in realtà qualche mese prima, avevo già trovato il nuovo coinquilino col quale sarei andata a vivere ed eravamo d'accordo, eravamo rimaste che avrei potuto continuare a vivere qui. Com'è stato cercare casa a Milano? Ve lo mostrerò perché abbiamo ripreso tutto, dall'inizio alla fine, dal momento in cui mi hanno detto Chiara te ne devi andare da questa casa al momento in cui abbiamo firmato. Se vuoi iniziare a tirare giù qualcosa, nel frattempo io arrivo, mi parcheggio lì. Va bene, inizio a portare giù Va qualche bene. valigia, eccetera. Bacio. Avete presente quando si dice tutto accade per una ragione? Tutto. All'inizio qualsiasi cosa sembra in disordine, sembra un putiferio, sembra che tutto vada contro di voi. Poi pian piano i tasselli iniziano a unirsi, il puzzle inizia a formarsi e la vita si rivela ancora più bella di quanto non fosse precedentemente. Ora vi spiego com'è andata. La sera del 4 settembre, la mia amica Martina Coppolecchia, nonché tra le mie migliorissime amiche, posta una storia su Instagram in cui annuncia che definitivamente vuole trasferirsi a Milano e che sta cercando una coinquilina. Mi tagga in questa storia e mi dice: Amo, per favore, riesci a ricondividere la storia, farmi questo favore, in modo che anche le persone che seguono te possano vederla e magari qualcuno, se dovesse essere interessato, in caso mi scrive. Il giorno dopo mi sveglio, dal nulla appunto ricevo la chiamata della mia proprietaria di casa che mi dice che non potrà più rinnovare il contratto di casa perché devono sistemare cose e la gamba gli crolla il mondo addosso. Ma appena lo dico a Martina, Martina dice: Amo, io sono felicissima di questa cosa perché significa che io e te andremo a vivere insieme. Siamo sulla stessa barca, dobbiamo cercare una casa. Domenica 8 settembre, settimana numero 1, alla fine di ricerca della casa, dopo che io ho deciso di trasferirmi a Milano. E io sono stata cacciata di casa. Ansia. Se questo annuncio non è fake, ho fatto jackpot. È una follia, è una follia. Parli tu, Tu sei più grande. Tu sei del 99, parli tu. Parliamo insieme. Parliamo insieme. Magari non rispondo neanche. Secondo voi com'è andata? Spoiler, 1100 euro al mese, trilocale dietro al Duomo. Credo che non ci sia da commentare. Beh, inizia bene. Beh, inizia benissimo. Male. Come abbiamo cercato le case a Milano? Le vie erano due: in agenzia che avrebbe poi cercato la casa, oppure scrollato su Idealista, immobiliare.it, Subito e tutti i vari siti. Io vi giuro che abbiamo passato giorni, notti a cercare queste benedettissime case. Dopo un periodo di stress, quindi se doveste mai vivere una situazione del genere, vi auguro di trovare la casa il prima possibile. Ma se veramente sono agitata. sei veramente Ma poi che così carino.
600 euro a testa, spese incluse. Camera matrimoniale a testa. Casa nuova. Questa raga è stata una seconda batosta. Nonostante fossimo state poche ore, abbiamo detto, cavoli, questa è stupenda. Cioè, questa è la casa perfetta per noi. Abbiamo bloccato subito la casa. Cosa significa? Significa che abbiamo firmato un documento. Si chiama proposta di locazione. Solamente che la proprietà di questa casa era composta da 3 persone, quindi 3 proprietari. E diciamo che ci sono stati un po' di screzi tra loro. Questa cosa è stata tirata avanti davvero tanto. Noi saremmo dovute entrare il 1° di ottobre e vi dico solamente che il 30 settembre non avevamo ancora una risposta. Cioè, sono state 2 settimane molto, anzi 3 settimane. Piene d'angoscia. Io adesso la butto a sorridere, ma io vi giuro che quelle settimane sono state un'ansia assurda, perché immaginatevi me che da un momento all'altro appunto devo andarmene di casa e devo prendere tutto quello che ho, portarlo da un'altra parte, trovare un posto che sia comunque bel posto, in cui io mi senta bene, in cui non spenda 34.000 euro al mese. È stata tosta. Nel frattempo Martina è andata con un suo amico a vedere un'altra casa bocciata. Un angelo che ha cercato tantissime case e ci ha aiutato, ci ha inviato il link di quella che poi sarebbe effettivamente diventata la nostra casa. Ovviamente anche questo è un trilocale, però ovviamente per me è tantissimo importante la comodità della zona. Volendo girare bene la città, io voglio che la casa che prendiamo sia ben collegata, quindi vi giuro di trovare un connubio qualità, posizione, prezzo. Ok amici, siamo tornati a casa e dopo una lunga riflessione, qualche urlo. Lunga, sono 8 ore che stiamo parlando di questa cosa. Io che le faccio domande, lei, quante domande che mi fai oggi? Ci mancherebbe. Abbiamo pensato che sarà la soluzione migliore selezionare, scegliere questa casa. Mettendo sulla bilancia tutte le cose, e vi giuro che io sono una cagata. Palle che avete idea, cioè mi vado a guardare le minime cose perché veramente sono una presa male. Scusi, qua c'è puzza di gas. Vabbè, in una casa che siamo andati a vedere, appena siamo entrate c'era puzza di gas, sì. E io ho voluto chiedere perché. Comunque, anyway, niente, tutto non si può avere nella vita, soprattutto diciamo a Milano. Che è perfetta al 95% questa, ecco. Ma al 100% costerebbe molto di più. Quindi esatto. Quindi bisogna mettere in conto un po' di cose. Se non vogliamo spendere un patrimonio, esatto, a testa, e vogliamo comunque stare in una zona decente, avere una casa come la vogliamo noi, perché è un trilocale. Quindi adesso chiameremo l'agente immobiliare. E come direbbe Chiara Facchetti, diciamo, lo compro. Siamo anche proprio piene fino a qua. Sto prendendo la casina. Che ansia. No, che ansia, che devasto, cioè sono proprio stanca di passare le giornate e le notti a inviarci. Io settimana scorsa ho fatto 6 volte in 7 giorni avanti e indietro. Cioè. Ci siamo, allora, abbiamo appena finito di parlare con l'agente immobiliare, abbiamo bloccato la casa, abbiamo detto che vogliamo prendere questa casettina. Domani mattina ci inviano tutti i documenti, adesso inviamo i nostri, speriamo in bene, speriamo di aver fatto una buona scelta, speriamo che non ci siano problemi, non ce ne pentiremo in futuro. Mi sembra vero, speriamo che... E la cosa bella è che è il 7, dal 14, dal momento in cui noi firmiamo, paghiamo chiavi. Io dopo 2 giorni me ne vado in Africa, bene, saluti. Non mi vedete entusiasta perché io sono esaurita e sono una paurosona, nel senso che chissà, c'è solo da viversela questa cosa, però o ti butti o non ti butti. Speriamo non dal balcone. Esatto. Io vi dico però questa cosa, questo mood l'ho già vissuto esattamente un anno fa, quando ho deciso di venire a vivere a Milano, che ero felice ma impaurita. Mi ricordo il video, andate a vederlo se non l'avete visto. Esatto, impaurita perché dicevo, boh, mi troverò bene, non mi troverò bene, riuscirò ad andare avanti con le mie cose. Lasci ma non sai ciò che prendi quando fai questi cambiamenti, però ora siamo in 2. Non siamo 2 cretine, cioè sappiamo che siamo con la testa sulle spalle. Tu, la tua spazzola non deve uscire dalla camera tua.
oggi. Io non sto scherzando, la sua spazzola. Raga, seguiteci in questo viaggio, perché poi da ora in avanti faremo un sacco di video insieme. Ah, finalmente possiamo iniziare a programmare tutto quello che vogliamo. Raga, ma di quelle robe abbiamo vissuto in sto mese. È stato il mese più strano, ma strano. Anche divertente, dai, perché alla fine ci fai una risata che non ci potremo dimenticare in vita nostra. Però siamo sempre stati insieme. L'abbiamo fatto. Bene, ci aggiorniamo.